Ed eccoci ragazzi, benvenuti di nuovo a tutti voi. Buon sabato, consueta passeggiata della mattina. Io ragazzi mi scuso come sempre per questi rumori di fondo, ma sto a due passi dalla strada e purtroppo sono rumori che ci stanno, quindi vi chiedo scusa per questa cosa. Detto ciò, ben trovati al Bar del Calcio, un buongiorno da Manuel. Nuovo video di questo sabato. Partiamo con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Vi ricordo ragazzi, come di consueto, che in descrizione a questo video trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti il bar del calcio, quindi mi raccomando, andate a leggere così entrate a conoscenza nel dettaglio di tutti quelli che sono i nostri campi, le nostre realtà, più che altro le nostre dimensioni, le nostre varie dimensioni. Allora, per prima cosa, chiaramente oggi la programmazione del canale subisce una piccolissima variazione per ovvie ragioni. Siamo stati insieme a mezzogiorno. Questo è il video delle 15 e dopo uscirà il video delle 18, ovviamente. Perché sapete quanto io mi impegno per garantirvi comunque 4 video al giorno, quindi lo farò mettendocela tutta finché riuscirò, insomma. Il quarto video di oggi, quindi quello delle 21, non andrà ovviamente in onda per il semplice fatto che saremo insieme questa sera a partire dalle 20:45 per seguire l'amichevole, la terz'ultima amichevole precampionato della Lazio. Appunto, Lazio, scusate, Frosinone Lazio, ma di questo proprio ne voglio parlare nel prossimo video. Per me è importante parlarne nel prossimo video. Questo video qui è sempre un solito video di riflessione, di scambio di riflessioni tra me e voi. Tra l'altro, ragazzi, i vostri commenti ai video di ieri mi sono piaciuti tantissimo, a parte i soliti fenomeni, no? Che entrano e commentano per fare polemica o quant'altro, però vi dico la verità, molti di voi, e come è bello lo scambio di opinioni, chi era contro questa strategia societaria di ringiovanire, chi era contro James Rodriguez, chi era pro, insomma, ho letto con massima attenzione i vostri commenti e vi ringrazio di cuore ancora una volta per partecipare in maniera così attiva alle attività del nostro canale. Insomma, sono contento che comunque i miei contenuti rappresentino uno spunto per tutta la community. Allora, amici miei, io devo capire una cosa di sta Lazio, però c'è qualcosa che non mi torna. Allora, è il segreto di Pulcinella questo. Allora, il segreto di Pulcinella qual è? Che tutti lo sanno, nessuno lo dice. Che cosa? Che la Lazio ha in pugno un 2005. Allora, io ho identificato questo 2005 di ottime prospettive in pardo. Io l'ho identificato, quindi ribadisco sempre per i fenomeni che entrano a criticare e a fare polemica. Non sto dando una notizia, sto solamente dicendo che per quanto mi riguarda il 2005 che ha in pugno la Lazio risponde al nome appunto di Fernandes Pardo, ok? Per me. La domanda è: perché la Lazio non chiude subito sto 2005? Pure l'Odito 4-5 giorni fa ha dichiarato in pugno un 2005 forte, prenderemo un 2005 forte. Perché non chiudi questo 2005? Che cosa stai aspettando per chiudere questo 2005?
passa il tempo, perché mo ve la dico tutta. Perché poi, allora, se è davvero Pardo questo giocatore offerto alla Lazio, questo giocatore che la Lazio ha in pugno, e da quelle che sono le informazioni che ho preso io, è lui, offerto da un'agenzia intermediaria belga già da gennaio, io devo capire perché la Lazio non chiude. Perché dico questo? Perché poi sto cacchio di nome di Pardo è uscito fuori e ha richiamato l'attenzione di tutti, anche gli altri. Questo è un ragazzo molto promettente. Vi ho fatto la scheda di presentazione del giocatore. È promettente, è un bel giocatorino, c'ha un bel piede, è giovane, quindi gli deve essere dato assolutamente il tempo di crescere, come è giusto che sia. Però comunque sulle qualità del giocatore, o meglio, fermi, sulla base tecnica del giocatore non ci sono dubbi. Perché mi comincio un po' a stranire? Perché sono arrivate anche altre squadre su Pardo. Quando la Lazio era in vantaggio chilometrico, la Lazio adesso non è più sola. Non è più sola. Adesso ci sta il Milan, ci stanno almeno un paio di squadre europee che sono dietro al giocatore, ma è forte, fortissima la Roma. Roma scatenata sul mercato. Roma che vorrebbe prendere questo 2005 per andare a rinforzare ulteriormente la propria rosa. Ricordiamo che prendere un 2005 vuol dire prendere un under 22. Prendere un under 22 significa essere sganciati da ogni tipo di vincolo in merito alle famose liste, ok? Stiamo rischiando di perdere un altro giocatore che era a portata di mano. Chiaramente poi c'è da fare tante riflessioni. Perché la Lazio non affonda il colpo? Chiaramente io butto il sasso non per causare danni, per lanciare la solita riflessione tra di noi. Perché la Lazio non affonda il colpo? Forse sta aspettando in un determinato, ma vi faccio un esempio, magari Pardo, che è un esterno sinistro d'attacco, che può giocare pure centrale, nel senso trequartista centrale. Pardo, la Lazio ce l'ha in pugno per quel ruolo. Potrebbe essere che la Lazio abbia in pugno un giocatore over 22, sempre per quel ruolo, al quale magari dà la priorità e sta aspettando di sganciare uno dei famosi 17 nella lista over 22, di liberare per far entrare questo giocatore. Chiaramente quando parliamo di questo giocatore e facciamo sta riflessione, tutti pensano a Laurenté, che è un giocatore sul quale la Lazio è forte da almeno un paio di settimane, ma ricordo c'ha un accordo di massima con l'entourage del giocatore, ma col Sassuolo non c'è mai stata trattativa. Il Sassuolo, pure se è andato in Serie B, non ha capito che si svalutano i giocatori. Anche i suoi giocatori continuano a menare pesante. Ha dichiarato cedibile Laurentè a non meno di 15-20 milioni di euro. Queste sono le dichiarazioni del DS del Sassuolo. Carnevali. Per me l'unica situazione che può essere una risposta al mio grido d'allarme è questa qui, ossia appunto che la Lazio magari sta cercando di sbloccare un'altra via per quel ruolo. Ma allora vuol dire che Pardo poi non lo prendi? Stiamo messi così? Sti 25 milioni di euro da spendere dove stanno? Che io ribadisco, per me sono un grande bluff. Al di là di quello che dichiara Fabiani, per me la Lazio non ha mai offerto 25 milioni di euro per Greenwood, sono sicurissimo. Adesso questo bluff è reale o meno? Sarà solo il tempo a dirci. Resta il fatto che oggi è 3 agosto, passa il tempo, poi vivremo sabato e domenica di pausa perché siccome lavorano tanto gli operatori di calciomercato, 3 mesi all'anno, è vero che poi per carità, io intendo dire lavorano nel senso che devono chiudere trattative, devono darsi da fare, firme, controfirme e quant'altro, poi ovviamente un operatore di mercato è attivo tutto l'anno, ci mancherebbe, però sarcasticamente dico questi lavorano
a gennaio, a giugno, a luglio, agosto, 4 mesi all'anno, se prendono pure la pausa del weekend d'estate, sì, perché se ci avete fatto caso, d'estate è proprio così. Durante il calciomercato, i weekend c'è questa sosta. Vabbè. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate, ragazzi. Io vi do appuntamento al video delle 18. Vi ricordo che in programmazione ci sarà la partita di questa sera alle 20:45. Se non l'avete programmata, state tranquilli, ci andiamo. Anche questa è una prova fedeltà. E vi ricordo, prima di chiudere, che a breve, ieri ho avuto una telefonata con Giuseppe Alteri, che a breve avrà inizio la rubrica di Giuseppe, rubrica all'interno della quale girerà l'America per noi, e quindi un applauso a Giuseppe da ringraziare, girerà l'America e ci presenterà le città che ospiteranno i prossimi mondiali di calcio, ok? Vi mando un abbraccio ragazzi, forza Lazio a tutti, al prossimo video.